su Via Asiago, sulla mancata comunicazione con i cittadini, non c'è stata mancata comunicazione, semplicemente perché, ahimè, con mio grosso dolore, non li ho sentiti in queste settimane perché non avevo nessuna novità da portare loro, in quanto il prefetto, io non ho ancora avuto modo di incontrarlo per parlare di questo problema. Perlomeno quando parliamo di tutti i problemi inerenti alla gestione dei presunti profughi o dei migranti che dir si voglia, voglio dire, da risposte talmente evasive che non ci sono elementi di importante novità. Se lo sarei io il primo a essere felice di comunicare la novità un secondo dopo ai cittadini di Via Asiago, che so benissimo quanto stiano soffrendo ormai da oltre 2 anni, quindi non ho nessuna intenzione di perdere il contatto con i cittadini. Dopodiché, visto che parliamo di gestione dei migranti e di gestione dei profughi, come ha ricordato il capogruppo Alberto Mariani, abbiamo avuto dal prefetto l'ennesima dimostrazione della poca attenzione, della poca sensibilità che ha nei confronti dell'amministrazione comunale, perché ha deciso d'imperio di dare un nuovo alloggio ad altri 9 ragazzi del Gambia e della Nuova Guinea nella nostra città, senza ritenere doveroso informare di questo il primo cittadino, tant'è che sono stato informato appunto dallo stesso consigliere Mariani, che oggi e stamattina mi ha portato i cittadini di via